enumerare, diciamo. Ma intanto io ho notato strutturalmente era già diversa, c'era più come la mafia siciliana, perché era costituita in capi locali, nei mandamenti e nel capo di tutta la provincia, e in più i capi mandamentali facevano parte della cosiddetta cupola mafiosa come era in Sicilia. Quindi questa struttura io disconoscevo che ci fosse all'epoca. E poi la cosa che mi ha colpito è che gli appartenenti all'onorata società erano tutte persone delle famiglie, diciamo, proprietari terrieri, danarosi, che poi erano i padri, i nonni dei professionisti, di tutta gente, diciamo, onesta, che nella società successiva erano un punto di riferimento anche positivo. Quindi questo mi ha colpito. E poi l'altra cosa che mi ha colpito è che non c'erano, uno solo apparteneva all'onorata società di ogni famiglia. Gli altri Sì. non erano dentro questa organizzazione. Quindi una sola persona che garantiva per tutti. Quindi anche diciamo, l'appartenenza alla struttura criminale e l'essere attivo in questa struttura diventava poi anche un pretesto per difendere dei privilegi, per difendere una posizione. Sì, in pratica difendevano i loro privilegi, difendevano uno status quo che c'era perché questi avevano le terre, quindi allora ogni famiglia pur ricca, la ricchezza veniva attraverso il prodotto delle proprietà, di quello che c'era. E quindi, siccome avevano tante proprietà anche in più paesi, quindi loro attraverso questa organizzazione riuscivano a che nessuno andasse a rubare a loro, eccetera. Quindi loro mantenevano questo privilegio. E quindi, a differenza, per esempio, dell'attuale o successiva agli anni 60, quindi non era una struttura organizzata da chi veniva dal nulla, ma era già da ricchi proprietari terrieri. Poi scopriremo, leggendo appunto il romanzo, che uno di questi capi, capi Cosca, poi diventerà anche sindaco di Brancaleone. Infatti, ti ho fatto una domanda prima di iniziare, ma Sì, ma davvero? sì, perché però dobbiamo fare una precisazione, che l'omicidio avviene nel 1919, quindi passano 40 anni, quindi, e allora un uomo era fatto già a 20 anni, 22 anni, non è come i tempi moderni, per cui a 20 anni sei una persona, a 40 sei un'altra. Queste due persone, che è il messaggio che vuole lasciare il libro, è quello che ogni persona nella vita si può anche pentire e poi cambiare la propria vita e fare qualcosa di buono, perché la loro soddisfazione, che nell'incontro che io narro alla fine, nella conclusione, è quella proprio di aver lasciato una famiglia oppure dei figli o dei nipoti professionisti, che erano le persone più oneste di questo mondo che io personalmente ho conosciuto.